che state vedendo sono alcune foto scattate dal mio iPhone 13 Pro. Pensate che la maggior parte degli utenti sfrutta solo il 10% della fotocamera di iPhone. Purtroppo non basta soltanto inquadrare una scena e scattare. Ecco anche il motivo per cui realizzo tanti video sulla fotocamera di iPhone. Ho anche realizzato un corso sulla fotocamera di iPhone e vi lascio qui in basso, in descrizione del video, il link se siete interessati al mio corso. E come prova che a volte basta soltanto conoscere un po' di più il nostro amico iPhone, beh, godetevi queste immagini e questi video fino ad arrivare alla foto che più mi ha emozionato. Sono riuscito a scattare una super foto alle stelle, direi più una foto alla Via Lattea con il mio iPhone. Location Mauritius, quindi condizioni favorevoli, zero inquinamento luminoso, la Via Lattea proprio sulla mia testa, un treppiede, modalità Apple Pro RAW impostata, modalità notte con 30 secondi di scatto e tada, non ho fatto assolutamente nulla. Rispetto alla foto originale che ha generato iPhone, come state osservando, ho semplicemente impostato uno dei filtri che la fotocamera di iPhone ci mette a disposizione, ovvero il filtro drammatico. Ed ecco il risultato. Se volete approfondire l'argomento foto alla luna e alle stelle, vi lascio sempre qui in descrizione, nella scheda qui in alto, il mio video dedicato a come scattare foto di notte. Ma non preoccupatevi perché le indicazioni che do, anche se sono relative solo al mio iPhone 13 Pro, vanno benissimo anche per altri modelli di iPhone. E in via generale, nel mio corso, parlo sempre di come scattare foto notturne, quindi non avete per forza bisogno dell'ultimo iPhone disponibile. Potete ottenere ottimi risultati anche se il vostro iPhone non è l'ultimo modello. Non voglio aggiungere altro, voglio semplicemente lasciarvi alle meraviglie di questo posto e alle foto che ho scattato col mio iPhone. Poi magari alla fine di questa bella carrellata di tutti questi video lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate.